Antonio Comelli è stato tra i più insigni rappresentanti di una classe dirigente regionale coesa, lungimirante, capace di guardare lontano e di immaginare un ruolo internazionale per il Friuli Venezia Giulia. Lo sottolinea il presidente della regione Renzo Tondo a Duino per la cerimonia di intitolazione della foresteria del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico alla memoria di Comelli, presidente della giunta regionale dal 1973 al 1984. Una cerimonia coincisa con l'apertura del 29esimo anno accademico del collegio, 180 allievi provenienti da 87 diversi paesi di tutto il mondo. La fondazione del collegio, ha continuato Tondo, esperienza allora d'avanguardia nel mondo e unica ancora oggi in Italia, coincise con un periodo particolarmente difficile per la comunità regionale, negli anni immediatamente successivi al terremoto e nel pieno dello sforzo di ricostruzione che vide Comelli in prima linea. Eppure la classe dirigente regionale ebbe in quel momento la capacità di immaginare il futuro, di anticipare il crollo del muro di Berlino e la globalizzazione. Da allora la regione ha fornito un sostegno decisivo al collegio, sia finanziario con il Ministero per gli Affari Esteri, che mettendo a disposizione tutti gli edifici in cui si svolge la sua attività. In vista del trentennale del collegio sarà, ha concluso Tondo, importante coinvolgere e valorizzare la rete dei circa 3.000 ex allievi sparsi in tutto il mondo, che possono diventare i migliori ambasciatori del Friuli Venezia Giulia, del suo modello di civiltà e di tolleranza.